ragazzi e bentornati. Oggi voglio parlarvi del glitch del War Games. Ebbene sì, è da un po' di tempo che in giro questo glitch. Io purtroppo l'ho scoperto solamente ieri. E premetto anche che non volevo farci un video a riguardo, però visto che mi sono arrivati tantissimi commenti che mi chiedevano spiegazioni riguardanti il glitch, quindi ho deciso di farci un video semplicissimo. Vi spiegherò come si fa. E vi premetto anche che questo glitch non andrà a intaccare le meccaniche di gioco. Cioè non è un glitch comunque della duplicazione. Non potremmo duplicare armi, fare grandi cose, diciamo. È un glitch che semplicemente ci farà risparmiare del tempo. Ecco, nelle War Games, appunto, noi abbiamo 15 minuti difesa giornaliera. Se poi abbiamo da farlo su 4 mondi, quindi a Pietralegno, Tavolaccia, Montespago e Vallarguta, sono 15 minuti di difesa per 4, sono più o meno un'ora. Calcolando che poi non sempre riusciamo a startarla subito, molte volte magari la falliamo, molte volte aspettiamo un botto prima di trovarla, eccetera eccetera, calcoliamo un'ora e mezza per farle tutte giornalmente. Ecco, è un grandissimo dispendio di tempo. Quindi noi, grazie a questo glitch, riusciremo per il momento, speriamo per un altro paio di giorni comunque, riusciremo ad affrontare le War Games nella metà del tempo, perché riusciremo appunto a skippare la prima ondata. Fate bene attenzione al video, non è difficilissimo applicare il glitch, potete farlo benissimo anche con un amico in lobby. L'importante è che abbiate la lobby pubblica, la privacy impostata su pubblica, e che non siate full nel gruppo, cioè dovete essere almeno in tre. L'importante è che riusciate a mandare l'invito. Una volta che da dentro lo scudo, nelle War Games, nella sezione delle War Games, riuscirete a mandare l'invito, allora sappiate che il glitch riuscirà. Allora, una volta che siamo entrati nel nostro scudo, apriamo il computerino e nella sezione delle War Games ovviamente abbiamo quella giornaliera, perché sarà quella giornaliera che alla fine a noi interesserà fare per il momento. Poi che vogliate mettervi a farmare oro e chiavi inglesi e rivantaggi, stravantaggi e tutti i pacchetti regalo coi biglietti che ci danno, quello è un discorso a parte. Quindi avviamo la ricerca e aspettiamo che qualcuno si unisca. Come vedete, qualcuno si sta già unendo, per fortuna. Non è difficile trovare compagni in quanto molti le ricercano, in quanto appunto assistere ad altre War Games nella casa base di altri dà più ricompense in quanto ad ospitarle. Ecco, a questo punto stiamo cercando l'ultimo compagno, abbiamo ancora un minuto e mezzo. E fate bene attenzione, perché allo scadere di questo minuto e mezzo dovremo iniziare a prepararci per effettuare il glitch. Ok, manca un secondo, perfetto. È finito il conto alla rovescia. Adesso dovrebbe partire un altro conto alla rovescia, come vedrete qua in alto tra poco, perché appunto siamo in tre. Ecco, che ci avvisa che siamo in preparazione. Adesso voi, con questo conto alla rovescia, aspettate precisamente che manchino più o meno 10 secondi. E quando appunto arriviamo più o meno a 10 secondi, ora vi farò vedere. Quello intanto me lo sta segnalando. This is not okay. Avviate un'altra simulazione, come se la dovreste avviare. In questo caso, guardate la magia, si buggerà un attimo, cioè ci spawnerà questa ondata qui, che ci dirà che è già la 2 su 2. Finirà subito. Tempo un paio di secondi. Ed ecco qua, avvio ondata 2 di 2. Come vedrete attaccheranno sempre da questo lato, quindi a noi ci basta rinforzare per il momento lo scudo antitempesta. Ci attaccheranno solamente da questo lato, il che è fantastico, perché ci basterà fare un tunnel per il momento, no? In attesa che io vi preparo gli episodi per i vari scudi antitempesta, perché comunque non sarà per sempre questo trucchetto, possiamo utilizzare un tunnel ben fatto, perché ovviamente deve essere ben fatto. In base ai compagni che ci entreranno, sicuramente se entrano di livello alto ci servono trappole di livello alto. Ci serve difendere lo scudo antitempesta e basta. Dobbiamo difendere per un'ondata soltanto e così finirà direttamente la War Games. Ok raga, questo era glitch, spero di averlo fatto comprendere a tutti quanti, spero di essere stato il quanto più chiaro possibile. Ci tengo a precisare che io non l'avrei neanche portato sinceramente, perché non mi va di basare il canale sui glitch, però ho visto che molti iscritti di voi mi stavano chiedendo appunto di questo, come se io ve lo stessi tenendo nascosto. Effettivamente avete ragione, in quanto persona pubblica in questo momento voglio essere il quanto più trasparente con voi. Io avevo già pronto un altro video per il video di oggi, ma non l'ho pubblicato e ho voluto portarvi questo glitch che appunto io ne ho saputo l'esistenza ieri. Mi raccomando, lasciate solo un bel like e un commento. Io inizio già a lavorare sul video di domani, che sarà una bomba, fidatevi di me. Bella bella!